Cari amici di Total Photoshop, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con WordPress. Quest'oggi ci occuperemo degli shortcode. Ci è già capitato di utilizzarli con i plugin, cioè spesso i plugin, una volta installati, vengono richiamati all'interno di nostre pagine, delle nostre pagine, dei post del nostro sito WordPress, utilizzando proprio gli shortcode, che sono quel richiamo contenuto all'interno delle parentesi quadre, che di solito, non so, può avere il nome del, se è un, per esempio, un plugin per inserire una gallery, argomento di cui abbiamo appena parlato, potremmo avere per esempio uno shortcode con parentesi quadre all'interno la parola gallery, che richiama praticamente la funzione che viene eseguita, installata dal plugin, appunto. Next Gen Gallery per esempio funziona così, ok? Ha addirittura un menu all'interno del, della pagina di creazione di post e pagine, un menu personalizzato, ma vedete che poi, utilizzando quel menu, all'interno di, del corpo del testo del nostro post, vediamo proprio uno shortcode. Ecco, oggi vedremo come creare uno shortcode personalizzato. Questo vuol dire andare ad aggiungere una certa funzionalità proprio in function PHP e richiamare questa funzionalità all'interno di post e pagine. E voi potreste dire: ok, ma perché non inserire direttamente questo codice utilizzando il PHP, come abbiamo fatto più volte, direttamente nel post e pagine? Perché questa cosa non è fattibile di suo, nel senso, se io voglio aggiungere un qualcosa con il codice PHP, posso farlo all'interno di single PHP, per intenderci, no? La pagina che va poi a generare quello che io vedo vedo a monitor, ma non posso inserire direttamente nella pagina di creazione del post, andiamo a prenderci, per essere più concreti, articoli, tutti gli articoli, ok? Andiamo a prendere l'ultimo che abbiamo creato, molto bello tra l'altro, grande evento di MTB, ok, che andiamo a vederci, ecco qua, vi ricordate, con tutte le gallerie e i contenuti che abbiamo aggiunto, ok, perfetto. Io qui all'interno non posso aggiungere del PHP, oddio, esistono dei plugin che consentano poi di utilizzare direttamente il linguaggio PHP all'interno di post, pagine e widget. Attenzione, c'è anche questa cosa: io non posso inserire in un widget di testo del linguaggio PHP, non viene interpretato praticamente, serve appunto un plugin per abilitarlo. Beh, io posso ovviare a questa cosa lasciando il PHP, la funzione, in function.php, e richiamare quella funzionalità che mi interessa in post e pagine utilizzando uno shortcode. Ok, quindi parlavamo di funzione da aggiungere, perfetto. Allora andiamo in aspetto editor, ok, e andiamo a prenderci proprio il function. Eccolo qua, e lo apriamo. Function PHP. Andremo ad aggiungere una funzione. Io, per velocizzare le cose, l'ho già preparata. Attenzione, eccoci qua, forse ci arriviamo. Perfetto, allora questo è il codice che ci interessa. Questo qua è un commento che possiamo aggiungere, pulsante iscriviti. In chi siamo lo lasciamo stare. Ok, quindi la funzione che segue serve a un pulsante, ok, per iscriversi. E guardate cosa accade. Apertura, dichiarazione della funzione, function, registrati, ok? Apertura e chiusura della parentesi tonda, e poi l'argomentazione di questa funzione, che è racchiusa praticamente tra parentesi graffe, ok? Andiamo a vederci un attimo all'interno di function PHP, prendiamo un'altra funzione. Define bla bla bla, require bla bla bla, ecco qua, quest'ultima che avevamo aggiunto, per esempio aggiungeva un filtro, no, non è un esempio, ecco questo qua, se la funzione esiste, register sidebar, e poi all'interno della graffa praticamente va a sviluppare quello che è il la funzione, appunto, che è stata dichiarata. E torniamo indietro, allora non so perché non mi richiami, eccoci qua.
Allora, funzione registrati. Allora, l'aggiunta dello shortcode viene determinato proprio da questa ultima dicitura. Vedete, add aggiungi shortcode. E quindi questo è un codice riconosciuto da WordPress che quindi interpreta quello che c'è tra le parentesi. Tra le parentesi abbiamo il nome dello shortcode. Ok? E il nome della funzione. Attenzione, perché in uno definiamo come viene chiamata, verrà richiamata questa funzione, cioè quello che sarà contenuto all'interno delle parentesi quadre. Quello è il nome dello shortcode. L'altra cosa invece è il nome della funzione, potrebbero essere differenti. Quindi questa funzione, se si chiamasse function login, qui avrei registrati come nome dello shortcode e login come nome della funzione. Nel nostro caso non c'è motivo di dare un nome differente, abbiamo quindi la function registrati e lo shortcode lo chiamiamo proprio registrati, quindi abbiamo un add shortcode tra parentesi tonde, abbiamo registrati, registrati, perfetto. Allora, la funzione che abbiamo inserito è questa qua, e prima di guardarla nel dettaglio voglio spiegarvi cosa voglio fare. Allora, all'interno del nostro articolo, ok, vorrei che qui a fondo pagina apparisse un pulsante con scritto iscriviti ad MTB, ok? Iscriviti al sito. Ora, noi non possiamo andare ad aggiungere questo codice, questo pulsante direttamente dalla creazione del post, cioè io qua sotto vado ad aggiungere praticamente il mio pulsante, cioè immagine con link. Perché questo? Perché questo post verrà visto sia da persone iscritte al sito, sia da persone non iscritte, e ovviamente non ha senso far apparire il pulsante ad una persona che è già iscritta. Quindi dobbiamo creare questa discriminante, ok? Eccoci qua. Allora, noi diciamo se l'utilizzatore, if user logged in, cioè è loggato, ok? Se è loggato, due punti, fai questo, cioè niente, perché else, in caso contrario, fai quest'altro, due punti, fai quest'altro. Ok, la divisione è proprio questa, quindi se è loggato, due punti e non c'è nulla, else, se invece non è loggato, quindi fai questa cosa dopo i due punti, e la cosa da fare è praticamente questa. Che cos'è questo? L'apertura di una variabile, c'è cioè una variabile che abbiamo chiamato, vedete, $href uguale. Per mettere tutto, perché tutto quello che c'è dopo l'uguale faccia parte sia praticamente la variabile, bisogna usare le virgolette, quindi vedete, uguale a apertura virgolette e alla fine abbiamo chiusura virgolette punto e virgola, ok? Facciamo questa cosa, cioè cosa andiamo ad aggiungere? Un collegamento, vedete, href, e abbiamo un indirizzo. Cos'è questo indirizzo? La verità è che è meglio fare un passo indietro e lo semplifichiamo con la directory del nostro sito seguito da wp-register.php. Ok? Quindi directory del sito seguito da slash wp-register.php, che è la pagina prevista da WordPress per l'iscrizione degli utenti al nostro sito. Andiamo in un browser, ok? Inseriamo questo indirizzo, quindi directory wp-register.php, invio ed arriviamo alla pagina, ok, in cui l'utente registrazione per questo sito ha l'opportunità di iscriversi, inserendo, vedete, nome utente, email, e in questo caso abbiamo anche l'opzione di decidere se registrarci oppure no alla newsletter che abbiamo inserito tempo fa. Tra l'altro, questa era una domanda che mi è stata fatta da qualcuno, da uno di voi che era interessato proprio a dare questa opzione all'inizio, cosa che ha senso perché quando si va a registrare l'utente, insomma, può decidere se ricevere oppure no aggiornamenti tramite newsletter, e vedete che il plugin che abbiamo utilizzato lo prevede. Ok? Quindi questa è la pagina di iscrizione al nostro sito. Torniamo quindi al codice che stavamo esaminando per vedere appunto fino in fondo di che si tratta. Allora, eccolo qua, l'elemento è questo. Quindi abbiamo l'indirizzo è quello di registrazione. Quello che avete visto prima è un redirect che, se adesso andiamo a leggere, anzi lo leggete qui sopra, vedete, andando in WP register si arriva a WP login PHP action register, quindi è un redirect automatico. Noi possiamo tranquillamente, è più logico, ecco, inserire questo. E abbiamo poi un'immagine, cioè io ho preparato un'immagine già caricata tramite media, ok? Quindi io vado nel browser,
vi faccio vedere l'immagine che ho preparato, questo è il suo indirizzo e questo qua è iscriviti a MTB, ok? Un pulsantino semplicissimo, realizzato con Fireworks, ok? Quindi vediamo di mettere un po' d'ordine qua, perfetto, quindi abbiamo questo image class align center, allineamento centrale, questa classe viene poi riconosciuta da WordPress e ci va a posizionare l'immagine proprio in mezzo al nostro posto, tutto lì, niente di più, ok? Quindi abbiamo poi la chiusura del tag dell'immagine, chiusura del tag del collegamento A e questo BR serve ad avere una linea vuota subito dopo la nostra immagine per creare un po' di margine, ok? Finito. Questo comunque ancora non viene stampato a monitor, nel senso è la dichiarazione di una variabile href, infatti alla fine bisogna dare un dato in uscita che è return href, cioè dammi indietro la variabile che ho dichiarato prima, dopodiché c'è l'endif perché eravamo partiti con if se c'è questa condizione fai nulla, in caso contrario fai questo e alla fine c'è la chiusura end if, la chiusura della graffa che abbiamo aperto qua e la dichiarazione come abbiamo detto prima della creazione di uno shortcode che richiama una certa funzione. Questo è il codice che andiamo ad inserire, lo prendiamo, lo copiamo, andiamo nel nostro browser. Qua siamo già in function PHP, ok? Ricordate le solite precauzioni, soprattutto questo è un file delicato, non bisogna creare errori perché il nostro sito non andrà più, ok? Quindi pulsante iscriviti, questa è la funzione che abbiamo aggiunto, aggiorniamo il nostro file, eccoci qua. Qui sono all'interno di Safari e ora vi dico perché specifico questa cosa. Ancora non abbiamo però aggiunto nulla al nostro articolo, quindi andiamo all'articolo singolo. L'avevamo preparato qua, sì, è questo, vedete? Grande evento MTB. Quindi aggiungiamo adesso uno shortcode 112, l'abbiamo chiamato registrati. Perfetto, aggiorniamo il nostro articolo, torniamo a visualizzarlo, aggiorniamo e vediamo un po' cosa abbiamo combinato. Prenditi pure tutto il tempo che vuoi, ce l'abbiamo fatta. Quindi andiamo in basso e vedete che qui non accade nulla e questo è in certi casi come in questo è un buon segno. Perché? Perché un attimo fa vi ho sottolineato, siamo all'interno di Safari, questo cosa vuol dire? È lo stesso browser in cui io ho effettuato il login, vedete la barra di WordPress che mi consente di andare nella bacheca a creare modifiche eccetera, tra l'altro sono anche amministratore, quindi non si vede nulla proprio perché è quello che abbiamo richiesto alla nostra funzione, cioè se sei loggato non fare nulla. Allora prendiamoci il link a questo indirizzo, ok, andiamo invece in Chrome dove abbiamo visualizzato un attimo fa, ecco qua, questo qua non ci serve più e andiamo a visualizzare l'articolo qua, qui non sono loggato, ok? Quindi io scendo, eccoci qua, guardate cosa si vede qui in basso, proprio il pulsante che abbiamo appena inserito. Quindi di nuovo aggiorno la pagina, sono in Chrome, quindi non sono loggato ed eccoci qua a fine articolo, torniamo in Safari a fine articolo. Come ultima cosa abbiamo semplicemente inserito questo shortcode, registrati. Torniamo a vedere visualizzarlo in Safari e vedete che qui in basso invece non c'è nulla perché sono loggato. Quindi questa è la funzione che abbiamo creato e quindi ci consente di visualizzare appunto questo pulsante solo quando l'utente non è già iscritto. Proviamolo, vado a cliccare. Perfetto, sul nostro pulsante arriviamo alla pagina, vedete che c'è il redirect automatico, noi abbiamo messo register.php e qui è questa è la pagina di registrazione che abbiamo visualizzato un attimo fa, perfetto. Diamo l'ultimo colpo di stile, diciamo così, vediamo perché c'è, questo è previsto dal tema probabilmente, l'inserimento dell'immagine, ispezione elemento, prevede, guarda, si vede già qua, bordo, background, sì. Lascio il bordo, sì, sia l'uno che l'altro, quindi border e background, lo andiamo a fare direttamente. Allora torniamo da questa parte, andiamo nella funzione, abbiamo messo class align center e ci ha sistemato l'allineamento centrale, ok? Adesso mettiamo uno style due punti, ok? E facciamo un border due punti known,
ok, punto e virgola, e un background, due punti, known, punto e virgola. Aggiorniamo, eccoci qua, dobbiamo andare, eccoci qua, vediamo un po', vedete che è sparito, ho aggiornato la pagina ed è sparito praticamente il profilo. Aggiungerei una linea vuota più che sotto, possiamo anche lasciare da un po' di area al tutto, l'aggiungerei prima del pulsante per staccarlo dal resto, ok? Questo si può fare o direttamente praticamente nella pagina dell'articolo, cioè io da qua vado ad aggiungere una spaziatura, oppure possiamo prevederlo proprio nel codice del pulsante, come l'abbiamo messo alla fine. Possiamo togliere dalla fine, lasciarlo, adesso uno dopo va a decidere, aggiorniamo, torniamo un attimo in Chrome, aggiorniamo e vediamo un attimino. Sì, spaziatura, ecco, io proverei, scusate se sono un po' pignolo, proverei a toglierlo alla fine adesso. Eccoci qua, aggiorniamo, voilà. Vediamo un pochino. Ah, perfetto, questo è ben inserito, equidistante più o meno, quindi è un buon lavoro. Quindi abbiamo deciso di inserire questo pulsante in questo articolo. Questo che significa? Potremmo inserire questa cosa, per esempio, nella pagina Chi siamo, no? C'è l'introduzione, allora MTB è un sito che si occupa di bla bla bla, e alla fine registrati al nostro sito. Perché avrebbe logico metterlo anche nella pagina Chi siamo? Perché anche chi è iscritto potrebbe andare a leggere questa pagina, ma a questa persona, a questo utente, non devi questo utente non devi invitarlo ad iscriversi perché è già iscritto. Quindi ecco, in questo caso, anche in questo caso, questa funzionalità e quindi l'utilizzo di questo shortcode potrebbe aver senso, ma noi potremmo prevedere qualcosa del genere anche a fine articolo, piuttosto che addirittura sarebbe carino, questa è una cosa un po' diversa, ma andrebbe studiata, ma sarebbe carino magari qualche contenuto che arrivasse fino a un certo punto, poi ma forse antipatico, è brutto dare metà contenuti e richiedere l'iscrizione. In ogni caso, potete utilizzare questa funzionalità a piacimento. Vedete che è ben inserito nel nostro articolo e soprattutto un'ottima funzionalità, ok? Quindi questo, la creazione degli shortcode era solo un esempio, ma ovviamente potete sfruttare questo strumento di WordPress come meglio credete, ok? Per inserire in post e pagine all'interno del vostro sito WordPress le più svariate funzionalità. Io vi ringrazio al solito per l'attenzione, con WordPress vi do appuntamento a mercoledì prossimo.